viaggio in bici in cerca di racconti e nuove ricette. Siamo Maurizio e Gianluca. In tandem pedaliamo con i testimoni del nostro paese. Radio Bici, storie dell'Italia che si muove. Non voglio fare come Berlusconi che promette un milione di posti di lavoro. Io penso che a livello generale in Italia noi potremmo tranquillamente raddoppiare quello che è la produzione agroalimentare. Il margine c'è. Quindi io credo che se c'è una politica attenta, c'è una politica di educazione del consumatore, c'è un'attenzione ai territori, c'è un recupero di terreni incolti, l'aumento occupazionale in agricoltura può avere cifre rilevanti. Oggi il cibo, la gastronomia è uno degli elementi centrali per pensare a un modello diverso anche di vita dell'uomo e del futuro dell'umanità. Quindi noi abbiamo voluto nella elaborazione che Slow Food ha fatto in questi anni collegare il cibo, la gastronomia, l'alimentazione all'ambiente, all'etica sociale, alla sostenibilità ambientale. Che cos'è oggi Slow Food? Oggi Slow Food è un movimento che ha 120.000 soci in circa 80 paesi del mondo. Ovviamente l'Italia è uno dei paesi più importanti di presenza organizzata e associativa di Slow Food. La narrazione del cibo oggi che è cambiata? Ah beh, assolutamente. Noi abbiamo sempre detto e sosteniamo che mangiare è il primo atto agricolo. Perché? Perché dietro la gastronomia, anzi la gastronomia, le scienze gastronomiche sono anche agricoltura, identità, antropologia, storia. Niente come il cibo racconta la storia di una comunità, di un territorio. Poi c'è il dato anche negativo: oggi il cibo è diventato anche spettacolo. Considerare il cibo e la gastronomia solo la fase di spadellamento, no. Il racconto a televisione serviva per incentivare al consumo anche esagerato di cibo, che è collegato a un'altra situazione di cui adesso si parla un po' di più, ma si parlava poco, che è lo spreco alimentare. Quale approccio al cibo invece si aspetta da Expo? Slow Food, Carlo Petrini, ci mise la sua idea, cioè di una esposizione che non fosse un'esposizione commerciale, ma che fosse un momento di grande dibattito sul futuro della terra, sul futuro del cibo. Negli anni immediatamente successivi alla candidatura si sono un po' ridotti, sono un po' cambiati, pur conservando la critica al modello che si è venuto a sviluppare, cioè l'Expo come grande momento di esposizione. No? Noi dentro Expo porteremo il tema della biodiversità e quindi avremo uno spazio autonomo di Slow Food dove cercheremo di raccontare cosa vuol dire oggi la biodiversità in campo agroalimentare. Tanto per capirci, la biodiversità è l'opposto degli OGM. Chi sono gli agricoltori italiani oggi? Da un lato una serie di realtà agricole che hanno scelto un po' la logica industriale, soprattutto diciamo in pianura padana, di contadini custodi, di contadini resistenti che in modo forte continuano a produrre e ci sono però anche piccole nuove realtà agricole fatte da giovani. Negli ultimi anni qualche elemento di novità, qualche giovane che è tornato all'agricoltura con esperienze virtuose, portando dentro, come dire, al lavoro agricolo tutto quello che di positivo c'è, no? nel lavoro agricolo ci sono anche. Quindi.